Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio questo mio Slot TV. Sto facendo il famoso Trollgot ed è veramente lungo. Adesso vi faccio vedere un pochino da vicino il risultato e poi metto un time lapse con un po' di immagini, come avete visto già quelle precedenti di ieri. E è lungo ovviamente, però sta venendo bene. Bisogna avere veramente tanta pazienza e continuare a stratificare con colpi di luce highlight, mettendoli molto liquidi in modo tale che sovrapponendoli possiamo ottenere dei risultati. Vi faccio vedere.
Questo è quello che intendo per stratificazione, no? Cioè praticamente continuate tipo la pancia, vedete, continuate praticamente a fare piccoli segni accanto uno sopra l'altro, dal marrone scuro fino al beigeolino chiaro, in modo tale che si crei questa sensazione di stratificazione. Vedete anche per esempio il bastone, dove ho usato un po' di contrast finali con lo Snack by Leather per fare i nodi più scuri, e l'ho schiarito praticamente da marrone scuro. Le unghie anche hanno un po' di passaggi, parliamo di wash piuttosto che beigeolino bianco dal marrone, per poi lo Snack by Leather nei recessi più estremi. Dopodiché ho cominciato a fare, che non ve le ho fatti vedere l'altro giorno, vediamo se il macro ci aiuta, vediamo un po', non ci aiuta il macro, eccolo qua. Allora, guardate, vedete che i funghetti, adesso l'immagine è molto sparata, è molto meno acceso di così, solo che c'è il LED davanti, vedete i funghetti che in questa zona praticamente hanno, i funghetti verdi acidi praticamente hanno dei puntini viola, e i puntini viola servono un pochino a far sembrare ancora più velenosi, no? I funghi. Il ragno, l'avete visto nell'episodio di ieri, l'ho praticamente in trasparenza dal blu, che era come ovviamente il Trogoth, l'ho fatto con un glaze giallo e quindi una lavatura gialla, e in questo modo praticamente l'ho portato a diventare dal verde al giallo chiaro, perché qui dove vedete più giallo era bianco ovviamente sotto. Poi ci sono queste stalattiti che sto facendo, ovviamente farò molti più colpi di luce, per il momento sono arrivato qui. E questo è quanto, ovviamente ci sono anche i funghetti da tutte le parti, ho dato un po' di ritocchi anche sotto, insomma sto facendo diverso lavoro e ci vorrà diverso tempo, vediamo se cambiando la luce, no, è troppo, diciamo che è troppo, questo diciamo però è la colorazione sua, ok? In questo caso vedete più o meno, anche se è un po' più buio, la colorazione un po' più realistica, cioè come la vedo io a occhio nudo, perché effettivamente è un po' più realistico di sparato in quel modo lì, no? Adesso provo a rimettere il LED, chiudo la luce, vediamo un pochino se riesco a farvelo vedere meglio. Eccolo qua, ho diminuito un po' la luce. Bene ragazzi, il Trogoth sta andando avanti, finirò e vi farò vedere un time-lapse finale e ovviamente poi faremo una showreel per vedere com'è venuto. Abbiamo già fatto diversi step su questa miniatura, quindi dopodiché passeremo praticamente al drago degli Stormcast. Faremo un tutorial con lo zenitale, quindi aerografo, e dopodiché contrast in trasparenza dal più chiaro al più scuro. Ma adesso devo ancora vedere se dargli la base nera e farlo zenitale oppure no, perché effettivamente ci potrebbero essere delle tecniche diverse, per esempio poter fare al posto del nero il marrone,
che ovviamente è nero più rosso, e quindi dargli una base, visto che voglio fare rosso, dargli una base diversa, però in quel punto lì non avrei i gialli, quindi probabilmente dovrò dargli tutta una base bianca e stratificare dal colore più chiaro al colore più scuro, sovrapponendoli in modo tale che simuli praticamente il discorso zenitale. Comunque vedremo, perché lì vorrei provare a fare i contrast insieme al dry brush, un po' come abbiamo fatto su questo, e vedremo un pochino. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.